Dietro, escort, Clio, Arosa e Mercedes. Le sorelle mini minor di Fulvia. Ciascuno con in mano un cartoccio di musa di puerco e un coppo di piccoli lupi. Lupini. Ad un tratto Dino forza il ritmo e di gran carrera, con un'agila corsa e balzi da cangù, stacca di 206, 207, massimo 208 metri Clio, Arosa e Mercedes. Dove sono? Dove sono? Chiede Clio. Non li veco, non li veco, risponde Arosa. Che sarà, che sarà? Allucca Mercedes. I go, I go, dice Clio. Pure Eos, pure Eos, piagnucola Arosa. Picanto. Passati il campero da golf, oltre la sierra, al di là della luna e al di qua della laguna, Dino, con occhi da doblò, fingendo di cogliere un fiorino di lotus, lancia Fulvia coupé in una forma di mare profonda 306, 307, massimo 308 metri. Al sopraggiungere delle tre innocenti fanciulle, Dino esclama: Audi! Audi! Fulvia Cadillac! Ca-no-lac! Ha fatto splash! Ammazza, da che Volvo! Dice Clio. Ma non li vedo niente. Avrà micra frattura o frattura multipla? Picanto, Mercedes, come colt da un focus di San Antonio, comincia ad urlare. Opel la miseria, Opel la miseria, peggio di così, non ci voglio credere, non ci voglio credere, Mondeo, Mondeo, Santana, Santana, Kia lo dirà a mia, Matiz. Tutta e le sciarane, sciarane. Mitsubishi Mercedes, ti sembra questo il modus? E non fare scenic, pigliati 15 gocce di Lexus Tan, ma si propria Picasso. Picanto a Rosa, bianchina in volto, yang yang, effettua una rapida retromarcia e si allontana al tempo di Vegor. Ma Dino la raggiunge. Non che si fate? A chiamare il dottor Prince e la tata Octavia, risponde Arosa. Arosa, Hyundai! Ma non vedi che Fulvia morris? L'indomani verso le Seat e mezza, ci furono i funerali. Dietro il feretro 406, 407, massimo 408 amici, e Taunus, Taunus corolle di mirafiori. Tra tanta gente in lacrime, solo Dino sogghignava. Finalmente si era tolto Fulvia dalle Pallas. Punto! Cominciamo a preparare, guardate, sì, appena arrivo, prendi. Aspetti che ti do una mano, prendiamo il tavolo della presidenza, qua. Eccolo qua, lo mettiamo qui. Presidente, il presidente non è arrivato.
dorme. Arriviamo tutti quanti. Due settimane per preparare la reazione. Due settimane. Due settimane. Tutti ci abbiamo messo due settimane. Ho approfondito molto la problematica. La scelta dei nuovi libri è sempre importante. Eh sì, l'adozione dei libri di testo, guarda, è una cosa che mi viene sempre angoscia. Come al solito, devi fare la memoria. Sei un perfezionista. Sempre il primo della classe. No, è un'abitudine mentale. Io cerco di notare la difficoltà del testo con quello che invece riguarda. Professore, buongiorno, signori colleghi, professore, buongiorno a tutti. Buongiorno, professore Coppola, buongiorno, come state? Sei venuto a fighi pazzi, quindi c'è una casa. Mamma mia, sei venuto a fighi pazzi, quindi pazzi, una cosa di pazza, che ma fa? Che nulla fa? Presidente. No, io quando mai, no, deve essere un nuovo programma, avete sbagliato. Comunque, che ma fa? Che perché mi ci metto? No, ma guarda, sei già sotto, Coppola, come la lavoro. Allora, buonasera. Oggi collega docenti. Coppola, caro Coppola, come stai? C'è una casa buffa. Collegio docente. Prego dare lettura della verbale della seduta precedente nel collegio docente precedente. Prego dare lettura. Al capo 5 notte, presidente. Diamolo per letto e approvato. No, approvato il verbale della seduta precedente del collegio docente. A questo punto io mi astengo. E perché vi astenete? E perché io non posso votare un operato che non ho, a cui non ho partecipato. Io la scorsa volta ero assente perché ero affetto da una grave sindrome. Ah, uomo, non devi pure la sindrome dell'assenza. Ma qua sindrome dell'assenza. Il vostro elogio, un poco di... Ma guarda, tu soffri della sindrome della presenza, che stai a ridare? Tu piede vai, asco! Fate la sindrome della presenza. Poi che la volta che viene, viene il camera, legge pure e parla tutto per te. Caro collega, per norme e regola, la sindrome dell'assenza è una grave patologia che comporta occasionali vuoti di memoria. Ma qua vuoti di memoria, tu dirlo che la capi in mente. Approvato, approvato! Approvato, approvato! A questo punto io voto contro. Ma come voto contro se prima di sempre? E ho un voto di memoria. E dunque, di come stamattina su di memoria, tu ci impedisci proprio. Non voglio una presa presa. È un periodo di grande impegno di Stato. Presidente, sono dei corni che l'hanno detto. Presidente. Ma tu sai. Prego dare le tue per parlare di pari. Approvato. Stiamo tentando di darlo per lente e approvato. No, Presidente, a questo punto io esigo che venga messa a verbale che voto a favore. Ma come voto a favore? Prima si astiene, ma voto contro, ma voto a favore. Ma che fai? Ho avuto un voto di memoria. Andiamo a bene, approvato. Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno. Sì. Come si vuole mutare la gente? Primo punto mi fa, no, ma c'è di tutto un bar, questa cosa, senza la niscia non un bar. Questo è il primo punto che facciamo adesso, perché come il bar è della seduta precedente. Ah. Ti pare mai come il bar, seduta precedente, è stata seduta di mo, ma si proprio esce con un ruolo, vedete che cosa prego. Coppa, allora. Ma ci vediamo un briscimale. Noi teniamo anche un secondo collegio, poi dopo il nome e mezzo. Come il sera legge, come il bar, la seduta precedente, che ha chi suo vicepresidente? Senza la vicepresidente. Sì. E che insegni visto? Ma se non vuoi puoi scopo. Ma io non uso, non ricordo il buio. Se no, chi insegna la manema? Non posso andare a rendono tu. Ma quando fai tre per notte? 48. Poi, è rimasto ancora 24.
24. 24. 40 anni fa quando hai già cominciato a insegnare. Poi l'inflazione è arrivata qua. Ma poi si è andrizza, circolare che come ogni anno il nostro grande signor ministro della pubblica istruzione, che adesso non si chiama più, si chiama Miur, il grande Miur, ha mandato come ogni anno relativa a come nasce per si fa ad adottare il libro di testo. Quella, Presidente, la fanno sempre più difficile. Guardate che è diventato più facile adottare un creatore che adottare un sacchito, siamo a leggere le relazioni. Onestamente, io non ho bisogno di adottare il video testo, perché io detto ogni anno ai miei carissimi alunni gli appunti su tutto quello che serve. E quando tieni i vuoti di memoria, che cosa detti? Puntini sospensivi. Allora la parola. La parola al professore Casaburi. Grazie Presidente. Cioè Casaburi, che mi dice che sei fuori fine? Questo vuole un vicepresidente giovane, capito o no? Vuole, però se ne vuole in sala. Lui vuole andare in presidenza, lo vinta la stanza in avventura. Ma che stesso che hanno la presidenza pure che sei? Diventa come a buio. Però un vicepresidente non lo vinta senza la lui. Allora, la professora, la parola al professore Casaburi, il professore di storia. Sì, Presidente, grazie Presidente. Allora la prova il professore Casaburi qua propone l'adozione al posto del vecchio destro di Sopanda, non è più bonus, ma che niente. Al posto del vecchio destro è sempre la stessa storia. Giuseppe Verdi e Enrico Boito. Adozione del nuovo testo, sta storia da fratelli. Breve però ricca di contenuti come il mio solito, il nuovo testo di storia che vado a proporre rappresenta i fatti secondo un taglio epistemologico che costruisce la storia come scienza con un linguaggio semplice, apodittico, attraverso una lettura diacronica e sincronica della realtà. Approfondendo il dialogo con l'etnologia, questo testo elabora una antropologia storica definita come un atto di totalizzazione o piuttosto di messa in relazione di diversi livelli della realtà preturata nella storia dei costumi. Dunque, questo testo con un linguaggio decisamente semplice e alla portata degli studenti procede a una destrutturazione del sistema secondo la concezione gramsciana. Questo quindi è un esempio della storia. Di una filologia inerte, la possibile trasformazione della cultura epistemologica della realtà. Questo modo di dire è uno strumento chiaro, agile, estremamente duttile, indispensabile per ogni studente, in quanto lo aiuta a fare tesoro dell'insegnamento d'aula, senza delle repulsioni di costruzione di un paese, e con i miei amati. Grazie.
Attualmente in adozione, che si chiama Cibarsi di matematica, di patatine e fagioli, della casa editrice Arrosti, di Quarto, vicino Napoli, consigliare Quarto, Pollera Trocchio. Il test, preside, si è rivelato indigesto, difficilmente assimilabile e soprattutto pesante, preside, pesantissimo, troppo pesante. E per questo è estremamente pericoloso, specialmente per il sottoscritto. In quanto, durante le spiegazioni alla lavagna, questi nostri allievi così cari, così affettuosi, così amorevoli, così docili, invece di lanciarmi i soliti coppetelli di carta e aeroplanini di varia foggia e dimensione, preferivano lanciarmi direttamente il libro di testo, cogliendomi svariate volte, goppano ce lo vuole, goppo puzzetta. Costringendomi, come lei ben sa, a recarmi spessissimo presso il locale nosocomio, dove ormai sono diventato tristemente famoso come Vicenza a Nocerugo, alias Vicenza un puzzettone. E poi sono tre vicini, Vicenza a Nocerugo, Vicenza un puzzettone e Vicenza a Nocerugo. Pongo alla vostra attenzione, preside e gentili colleghi, pure tu Casaburro di strada di giugno di memoria, si intitola, e già il titolo, è tutto un programma, Matematica senza limiti, ovvero scoprire la matematica, di autrici e autori vari, della casa editrice Rocco e Siprini. Di Lecco, Lombardia. Il testo ha avuto nel tempo svariate edizioni, il testo già nel secolo scorso, la prima edizione è stata il 27, poi si è avuto un'altra edizione il 29 curata dalla redazione di Napoli, poi altre ancora, l'edizione più riuscita però senza dubbio è quella del 69. Io ho optato per quella più attuale, che è quella del 2009. Per rendere più comprensibile la relazione ho portato con me una copia di saggio che era
in anteprima la casa editrice, no, questi freddi piano, e che prego il preside di far girare, è un testo già si capisce che è diverso da quello, ed è un testo abbastanza, come dire, farlo girare senza... Praticamente, solo no, voi va a rimanere purtroppo, facciamo con sul allora, innanzitutto, ecco, come potete vedere, preside, il testo, anziché essere unico, è suddiviso in moduli mensili. Perché anche i mesi di luglio e agosto, la scuola è chiusa, eppure c'è luglio e agosto, per consentire agli allievi più bravi opportuni approfondimenti e a quelli sottoposti a debito una facile ed efficace ripetizione. I ragazzi lo compreranno sicuramente. Lo terranno sempre con sé, difficilmente se ne priveranno, anche negli anni successivi, poiché ogni anno cambiano le edizioni e soprattutto, preside, cambiano le figure. Esso sarà oggetto di continue consultazioni. Ma va. Tempo con un libro fatto. Ogni allievo potrà avere anche una copia, come dire, personalizzata, essendo le autrici e gli autori, come dicevo, diversi, questi autori e queste autrici, diversi dal punto di vista fisico, razziale e di provenienza. Numerose a tale proposito ultimamente le autrici provenienti dall'Europa dell'Est. Si occupano della cultura dei ragazzi, badano i ragazzi, sarebbero le famose badare. Le copie andranno sicuramente a Roma. Presidi, io stesso ho già chiesto 4.000 copie. 4.000. Insomma, mi c'è la lista debole. La consultazione e la preparazione pomeridiana delle elezioni. Pomeridiana. Mi passerò tutti i pomeriggi a preparare le elezioni. Esatto. Ecco. Sono anche convinto che finalmente i genitori, questi genitori così distaccati rispetto alla scuola dei figli, finalmente faranno a gara per aiutare i propri figli a svolgere i compiti a casa. Fammelo qui, che elezione dei nonni. Ma entriamo nel dettaglio con qualche esempio. Il mese di gennaio, come potete vedere, è dedicato alla trigonometria, con particolare riferimento allo studio dei seni. Scarso riferimento alla tangente e alla cotangente. Qualche cosa sulla secante. Il mese di febbraio si occupa del cilindro e delle sue variazioni ovunque. Il mese di marzo è dedicato alle unità di misura, in particolare il centimetro. Raramente si arriva al bello. Quasi male. Invece di aprire il privilegio aspettare, sto guardando ancora marzo. Apri a mille come un mese da aprire. Invece di aprire privilegio allo studio dell'integrale, prego, far vedere un'immagine integrale. Ecco qua. Poi in particolare riferimento nel mese di maggio viene dato lo spazio allo studio delle curve in generale, in quelle di giugno a quello della circonferenza. Grande spazio viene dedicato nel mese di ottobre alla teoria degli insiemi e alla teoria dei gruppi. Non manca, qui il testo deve la sua valenza, ecco, qualche cenno di meccanica nazionale nel mese di novembre, con particolare riferimento, parliamo della meccanica nazionale, alle aste rigide e non. Per le aste non rigide abbiamo anche una consulenza del professore Viagra. Esatto, tutti gli esercizi, soprattutto quelli più difficili, sono preceduti da esempi pratici riccamente illustrati che scendono fino ai minimi dettagli. Invito infine i colleghi, Gazzabulli e Coppola, a non lamentarsi se gli allievi studieranno la matematica anche durante le vostre ore di lezione, capito? Perché saranno sempre con libri di matematica a mano. Anzi, invito a sforzarsi di trovare anche loro materie, stimoli adeguati per gli allievi, cosa che del resto ci viene continuamente suggerita dal nostro grandissimo ministro della pubblica istruzione. Grazie, Presidente, facciamoci pure il progetto Amico Libro. Così lo diamo in comodato gratuito. Possiamo fare i corsi di recupero, Presidente. Facciamo un progetto per i docenti, Presidente. Devo fare qualche altro continuo, Presidente. Va bene, grazie per il suo lavoro. Tu avessi messo idee comunque per un minuto, ma che la scuola già si fuori un minuto, no? Ma la sua matematica senza reti. Va bene. Ovvero scoprire la matematica. Scoprire la matematica. Comunque grazie professore Donne per la vostra relazione. Adesso la parola passa al professore
Coppo. Coppo, adesso non lo senti, ti do la parola, vieni con te. No. Non sei eccitato, non ti senti eccitato questa parola tra uno. Allora, tu che insegni Coppo? Geometria. Si caspire il professorio e ci vuole metti per loro. Il professore Coppo, il quale era uno, al posto del vecchio resto, geometria, geometria, ma arruinavi da me. Di pa, no, di Gigi Alice. È un testo quello che c'è, il nuovo testo dal titolo Quante bella geometria che si fugge. Chi vuole essere lieto sia, sembanassa. Di Paola Pitagora. La parola al professor Coppola. Grazie, grazie presidente. Grazie signori colleghi. Il testo che vado a proporvi è un testo. Bello, bello, è bello, è bello, ma proprio bello. Anzi, se potessi approfittare, se potessi approfittare della vostra pazienza, io direi che è bellissimo. C'è un impegno talmente gravoso per la parola che per tutti i capelli. Che non è finito, ma è bellissimo, lo vediamo dopo. È un testo che si presenta scorrendo nella forma, sì, che c'è una cosa. Pregnante nei contenuti. È pieno di luoghi comuni. Oh, è un buffato, è un buffato. Ma veniamo a loro. È un testo completo. È un testo completo in quanto possiede tutte le pagine. Tutte le pagine, pagine non è tutte le pagine che sono anche numerate. Numerate! Pagina 1, pagina 2, fino all'ultima. Non ci credo. Pare dispero. Pare dispero. Senza saltare neanche uno. Ma se mica è Gutenberg, non è così. È unico, è un testo, peraltro un testo che merita la nostra assoluta comprensione, in quanto è invalido perché molti l'hanno voluto. Tiene solo un indice. C'è la preferenza, con la gente qua. È come un testo che si presenta anche in una veste tipografica. Come dire, più accessibile, per cui è un testo più che un testo è un testo. Avevo sentito dall'albergo, ma che
più di pensione, se hanno avuto la liberazione, c'è la finestra, se hanno avuto la liberazione. Che sciolta, hanno trovato la finestra e la liberazione.